musica va ascoltata, ecco, se ne può parlare, se ne può discutere, può essere approfondita, ecco, però l'esperienza fondamentale è quella dell'ascolto. E quindi ringraziamo molto Gaetano Liguori perché dopo l'incontro che abbiamo avuto con lui ieri pomeriggio, a partire dal suo ultimo libro, e oggi ecco, gli abbiamo chiesto, lui si è reso disponibile a farci ascoltare ecco, alcuni suoi pezzi, alcuni suoi brani e quindi lo ringraziamo. E la scaletta ce la dirà lui man mano che Sì. la... Ma io direi che siccome ieri abbiamo parlato un sacco, il pianista di solito suona più che parlare. Anzi, io ero un caso particolare perché prima degli anni 70, quando c'erano i concerti, il pianista arrivava, si metteva e suonava, e la gente batteva le mani, non diceva neanche il titolo, eccetera. Poi con la mia generazione, diciamo con gli anni 70, anche dato i titoli piuttosto caldi, come vi dicevo, Cine Libero, Cine Rosso, così, allora io facevo una specie di pistolotto iniziale, no? Che da alcuni era ben visto, da altri magari un po' meno, poi lì dipende dai gusti. Però ai giovani piaceva perché dicendo due cose sul brano io li mettevo sulla mia stessa frequenza musicale e anche, diciamo, mentale, se vogliamo. Per cui adesso farei una cosetta, per esempio, il primo brano che ho fatto nel mio primo disco e che ho fatto nei concerti proprio allora, io facevo la presentazione e dicevo questo brano dedicato a Roberto Franceschi. Roberto Franceschi era uno studente di Milano della Bocconi che fu ucciso dalla polizia nel 73 e io mi trovai a fare un concerto nel 74 e nella stessa data che era il 23 gennaio. E allora mi viene naturale dire questo brano lo voglio dedicare a un giovane studente, ecco, poi è stato ucciso abbastanza, erano sparato, non era neanche una lotta, una manifestazione, fu un avvenimento piuttosto triste. Anzi, poi il caso ha voluto che la mamma di Roberto facesse una fondazione, poi hanno fatto il processo e tutto, e c'è ancora adesso, e io ho suonato spesso, ogni anno il 23 gennaio, alla Bocconi fanno un ricordo di Franceschi, poi hanno fatto una borsa di studio per gli studenti, hanno fatto un sacco di iniziative. Però io allora non lo sapevo chiaramente, io dovevo fare questo concerto in un circo, allora mi viene spontaneo di dire io adesso sono qua, però mi piacerebbe essere col cuore e con la mente dall'altra parte, che poi era la statale di Milano, insomma, e farò questo brano che è dedicato a Roberto Franceschi, ballata per uno studente avanzato. Ballata perché? Perché io, come un po' se raccontavo ieri, cioè io venivo dal free, quello duro, no? Cioè da un jazz abbastanza impegnativo, dove il nostro massimo risultato era che la gente dopo la prima parte del concerto se ne andasse via, no? E eravamo anche contenti perché avevamo raggiunto il nostro scopo. Quando invece io ho cominciato a suonare appunto alla statale per gli studenti, mi ponevo il concetto posto, no? Dicevo, fare una musica che possa essere ascoltata e che venga fruita da tutti, no? E lì mi sono appoggiato un po', appunto, con le conoscenze musicali, a quella che era la melodia. Adesso voi sentirete questo brano che è una ballata era dal 1600 che ci sono le ballate, no? Per cui invece di la ballata per un eroe popolare, come si poteva usare, questa qui era una ballata per uno studente che era un mio coetaneo, un nostro coetaneo. Per cui io ho tenuto la formula, diciamo, della ballata musicale, con una melodia molto semplice, e poi naturalmente però l'ho sviluppata con l'estetica del jazz e con gli accordi e la musica del jazz. Poi di solito i concerti, sia allora che anche adesso spesso, io li faccio col trio, cioè col basso e la batteria. Per cui col solo piano viene sempre una cosa un pochino più di elite, se vogliamo, no? Perché col piano diventa un discorso più scarno, mentre invece col basso la batteria è più pieno e anche di maggiore impatto. Per cui se io devo suonare in un palazzo dello sport è meglio avere il basso la batteria, così abbiamo un volume di suono più che altro potente. Ecco, per cui adesso vi faccio sentire questo brano e poi vi farò questo excursus. Il pianoforte qua è molto sonoro, ve lo dico subito.
subito e non è amplificato poi. Diciamo che io ho sempre seguito un po' due filoni, questo era l'inizio, per cui negli anni 2000
anzi forse metà 90 così, io gestivo un teatro a Milano, il Teatro Arsenale, dove tutti i lunedì io facevo i lunedì jazz dell'Arsenale e facevo dei duetti assolutamente improvvisati, con una musica di solisti assolutamente dura, diciamo, che non badava appunto al pubblico che doveva ascoltare o no, ecco. Per cui ho sempre avuto due filoni, uno è quello diciamo più commerciale, una brutta parola, però diciamo più ascoltabile, e l'altro è quello un po' più tosto, quello un po' più d'avanguardia. Io ho fatto parecchi dischi anche con alcuni solisti americani, che nel mio libro appunto nelle copertine dietro poi li ho messi. Però sono dischi che dopo io non portavo nei concerti, perché poi il discorso è che quando io faccio i concerti col trio, eccetera, mi appoggio ai brani che ho registrato in quelle situazioni. Mentre invece queste che erano delle cose un po' combinate, ho fatto per esempio un duetto per molti anni con un cornista inglese che era bravissimo, il derviscio rotante del corno, ecco, per cui mentre io suonavo lui agitava il corno, faceva degli inserti di teatro, cioè delle cose anche un pochino di ricerca, giusto per non fare il solito concertino, diciamo. Ecco, per cui adesso andando avanti nel mio repertorio, mi rifaccio un po' a questo qui che è stato il mio ultimo CD, che risale ben 6 anni fa praticamente. Perché poi il discorso è che io ho cominciato a fare i concerti e musica negli anni 70, i primi degli anni 70. Il primo disco del 73-74, per cui poi alla fine ne ho fatti 30, fatto più di 30 fra album, CD, eccetera. E dato che la mia particolarità è sempre stata quella di comporre i miei brani, cioè i jazzisti di solito spesso si aiutano con gli standard, si chiamano, che sarebbero i pezzi famosi delle commedie musicali americane, no? Tipo West Side Story, cioè questi spettacoli, dove loro prendono un brano e poi ci improvvisano sopra. Mentre invece io ho sempre cercato un po' sulla moda degli anni 70 del rock, che si chiamavano i concept album, no? Cioè l'album che esprimeva anche un concetto, che non era solo una serie di brani, ma aveva tutto un legame, faceva un racconto, raccontava una storia. Certo, con la musica è più difficile perché i cantautori hanno i testi per cui riescono. Con la musica però, insomma, io ho fatto questo, il primo album era Cine Libro Cine Rosso, poi ho fatto la cantata rossa per Tale Zatar, che era un brano che avevo dedicato ai palestinesi, che ci fu un famoso massacro nel 77 a Tale Zatar, che era un campo profughi in Libano, e avevo chiamato un poeta, una cantante musicale, poi Demetro Stazios, che è un cantante rock. Cioè, a me è sempre piaciuto un po' sperimentare. Fortunatamente non ho mai avuto delle esigenze economiche di business, diciamo così, perché se tu registi per le case discografiche, eccetera, devi fare anche quello che vogliono loro, ecco, per cui ti danno delle impostazioni, eccetera. Dico, il mercato discografico ormai non esiste più, per cui adesso ormai viviamo con il discorso di YouTube, eccetera, per cui anche i CD si vendono poco, perché adesso si vende l'accesso con la chiavetta al cantante o al pezzo, così. Per cui le cose sono cambiate, io non sono cambiato, le cose sono cambiate. Io metto l'esempio nel mio libro, ieri vi ho detto che sono appassionato di film western, no? E c'è una frase di Pat Garrett e Billy Kidd, che era un film di Sam Peckinpah negli anni 70, dove c'è il dialogo, Pat Garrett, che è passato dalla parte dei latifondisti, degli sceriffi, eccetera, gli dice a Billy the Kid, gli dice: guarda che il mondo è cambiato, cioè le cose non sono più uguali. E lui dice: il mondo è cambiato, io no. Questa frase qui mi piaceva da me, l'ho messa anche nel mio libro, per cui quando mi dicono: ma dico, il pianista è impegnato, non va più, cosa vuol dire qua, là, io dico, cioè, non è che uno deve sempre seguire i gusti della gente, come dice Nanni Moretti, certe volte è meglio far parte di una minoranza piuttosto che una maggioranza che non ci piace. Fermo restando che ho parlato già. Adesso invece vi faccio quello che è uno degli ultimi brani che ho fatto, che è proprio legato all'inizio, che è Il Tempo dei Giusti. Come vi raccontavo ieri, io faccio parte di questa associazione e oggi è proprio la giornata dei giusti, tra parentesi.
abbiamo fondato, il fondatore Gabriele Nissi, che era della comunità ebraica milanese, che però siamo vecchi amici, e già dal 2000 lui ha fatto questa associazione che pianta un albero per i giusti della terra, sull'esempio del Giardino dei Giusti di Gerusalemme. Solo che Gerusalemme l'ha fatto per i giusti della Shoah, cioè chi ha sacrificato la propria vita o ha rischiato di sacrificarla per salvare delle persone, gli viene dedicato un albero. Ecco, noi abbiamo questo concetto, l'abbiamo allargato, per cui abbiamo cominciato a pensare alla guerra in Bosnia, alla guerra in Ruanda, in Sudafrica, cioè, e per cui alla montagnetta di Milano, che a San Siro, abbiamo dedicato un albero ai giusti della terra. E questa cosa all'inizio era guardata un po' con diffidenza, anche dalla comunità ebraica, perché sembrava che noi volessimo togliere degli adepti, perché spesso ci sono queste cose nella solidarietà, diciamo così. Però la maggior parte, tant'è che addirittura grazie a Gabriele Albertini, che era sindaco poi di Forza Italia, che però era il Parlamento europeo, abbiamo ottenuto la giornata dei giusti europei, che è il 6 marzo. E io sono ambasciatore dei giusti, cioè posso andare a fare le conferenze, eccetera. Abbiamo fatto un concerto a Praga, uno a Varsavia, poi siamo stati a Parigi, e un altro concerto importante dove abbiamo fatto il Giardino dei Giusti è stato Tunisi, per cui abbiamo dedicato il giardino ai giusti musulmani, perché a Tunisi uno dei primi alberi che abbiamo dedicato è al guardiano del museo, che quando ci fu la famosa strage lui mise in salvo un sacco di turisti italiani, per cui l'abbiamo invitato. Ed è stata una cosa importante, perché poi il problema è che i giusti sono i primi che vengono colpiti durante queste guerre etniche, anche in Ruanda. In Ruanda i primi che venivano ammazzati erano i Tutsi, che non erano d'accordo con gli Hutu per ammazzare gli altri. Allora quelli che sono in mezzo sono i primi che vengono fatti fuori, così anche in Bosnia. Io sono stato a Sarajevo per la Marcia della Pace e nel 91, settembre 91, poi la guerra è scoppiata nel 92, siamo andati a Sarajevo e mi ha colpito questa cosa che tutti i ragazzi che c'erano lì, che erano ragazzi come noi, con i capelli lunghi, che sentivano i Beatles e non gli Stones, eccetera, poi dopo si sono sparati addosso ed è nata quella guerra sanguinosissima nel cuore dell'Europa. Per cui con Gabriele Nissi abbiamo pensato di dedicare il CD anche per poi sovvenzionarci, eccetera, e io l'ho registrato proprio in conservatorio l'ultimo anno che ero in conservatorio, siccome noi avevamo a disposizione la sala Verdi con un magnifico Steinway gran coda, mi ha portato le apparecchiature e abbiamo fatto questo CD. Adesso vi faccio sentire questo brano che è il Tempo dei Giusti. In caso mi dite voi quando vado avanti fino a domani. Thank you.
vasto repertorio, perché poi i miei pezzi sono essendo tutti un po' impegnati, sono alcune volte, perché a me mi chiamano sempre pianista di qualche guerra, di qualche qualcuno che è morto, invece a me piace fare anche intanto qualcosa che di più allegro. Io ho fatto un disco dedicato alla mia compagna dell'epoca che si chiamava Tema di Luna, che è una cosa un po' romantica, per alternare tra tutte queste trombonate che sto facendo stasera, facciamo una cosa un po' più leggera. Thank you.
farò uno degli ultimi CD che avevo fatto, era il comandante, si chiamava Il Comandante, e siccome un CD degli anni 2000, dei primi anni 2000, quando in Italia c'era un comandante che non ci piaceva così tanto, per cui io dicevo, ognuno si sceglie il comandante che vuole, ecco, c'è cioè chi aveva Che Guevara, chi Mandela, cioè c'è sempre stato qualcuno diciamo che ha influenzato quella nostra vita, il nostro pensiero. Per cui ho fatto questo brano e niente, adesso lo faccio ascoltare. Thank you.
rischiato la vita, neanche in Nicaragua ho rischiato la vita come la montagna più di mezzo. Vabbè, adesso vi faccio un brano, ecco, tornando un po' a questo libro che poi ho fatto, che ieri abbiamo presentato, che è La mia storia del jazz. Io negli antecedenti del jazz parlo senz'altro del blues. Il blues è una prima forma musicale che diciamo anticipa un po' il discorso del jazz. Poi il blues ha avuto una sua strada, una sua storia, è diventato blues anglosassone, quello dei Cream, eccetera. Però il blues vero e nero è quello dei suonatori che andavano in giro negli anni 20-30 con la chitarra, cioè non appena affrancati dalla schiavitù, e suonavano spesso la chitarra perché era uno strumento povero che si poteva portare in giro, mentre il pianoforte già richiedeva una famiglia agiata medio borghese. Per cui adesso vi faccio ascoltare un blues che io avevo dedicato, io ho vissuto per un po' di anni in Thailandia a Bangkok, e allora avevo fatto questo brano che era un blues che si chiamava Bangkok Blues. Poi spesso i musicisti, il blues rimane lo stesso, cambiano il titolo così si arrangiano secondo la città dove suona. Io in questo momento, e questo lui l'avevo scritto proprio a Bangkok. Thank you.
Svizzera, dove io ho cercato diciamo, i brani più famosi per la mia generazione di un certo tipo di musica, diciamo, come si diceva una volta, la musica di lotta, la musica politicizzata in un certo senso, e ho fatto questa suite dove sono insieme questi brani. Io, siccome spesso suono per i miei coetanei che li conoscono, e allora è divertente perché loro devono riconoscere che pezzi sono, e qualcuno lo riconoscerete senz'altro anche voi, visto che poi no, siete più giovani di me, quasi tutti, no? Però allora lo conosce bene. Ecco, per cui farò questa suite, ecco, questa poi vi saluto e poi ci vediamo un'altra volta, comunque si può ripetere questa cosa. Sarebbe bello farlo una volta d'estate all'aperto. No, beh, una botta di vita, noleggiamo un pianoforte. Da Varese lo portano su, ci vogliono un po' di soldi. Dobbiamo trovare un magnate che finanzi l'operazione. Qualche santo, se mai. Thank you.
da questa suite internazionalista vi farò un pezzo invece legato alla mia città di origine. Io sono napoletano e anche lì, vabbè, ho trovato l'aggancio, diciamo, sociale, perché se qualcuno si ricorda, nel 74 ci fu il colera, no? Allora io, così come Vezzo, ho fatto una tarantella e mi ero legato proprio allo schema della tarantella, solo che ho fatto questa tarantella del Vibrione, si chiamava, che devo dire che funzionava e ancora adesso è uno dei miei pezzi, perché è anche abbastanza semplice una tarantella. Thank you.
siamo uniti. Per un'altra volta. Grazie. 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 Grazie.